Era appena calato il buio quando è scattato il blitz. Ignoti sono arrivati qua in piazza Tre Ponti e da questa finestra della scuola hanno buttato una molotov all'interno dell'edificio che dovrebbe ospitare i profughi in arrivo dal Nord Africa. La deflagrazione ha rotto un'altra finestra, ha annerito pavimento e muri, ma i danni sono stati contenuti. Una bombola di gas da campeggio collegata con del nostro adesivo a un grosso petardo usato come innesco. Un ordigno artigianale ma confezionato con una certa abilità, probabilmente per una vendetta o un gesto dimostrativo contro la decisione del Comune di Genova di trasformare l'ex scuola Casa Regis a San Pier d'Arena in un centro di accoglienza per profughi nordafricani. I resti dell'ordigno sono stati sequestrati dalla sezione investigativa scientifica dei Carabinieri. Nessun volantino di rivendicazione è stato trovato sul posto, ma dietro all'attentato incendiario che ieri sera ha scosso il ponente genovese ci sarebbe l'esasperazione di un intero quartiere. Questa almeno la pista seguita dagli investigatori del comando provinciale che anche stamattina hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'edificio. Una scuola in disuso ormai da anni, dove tra stucchi e alti soffitti oggi regna l'abbandono. Al piano terra i segni dell'attentato, finestre rotte per la deflagrazione, muri e pavimenti anneriti. Le previsioni del comune erano di ristrutturare l'edificio in 30 giorni con un costo di 100.000 euro per ospitare 95 profughi. Una decisione che aveva fatto infuriare San Pier d'Arena. La stessa circoscrizione aveva parlato di una scelta discutibile in un contesto difficile ad alto tasso di immigrazione e con forti tensioni sociali. E stamattina, dopo la notizia dell'attentato incendiario, gli abitanti erano ancora più furiosi. Penso che siano un po' tutti adesso molto arrabbiati ed esasperati, sì. Soprattutto perché ci sono tantissime persone anziane. E all'anziano tutto questo fa molta paura. Non vogliamo, perché ce n'è troppi ormai. Come si fa? Guardi, c'ho già mal di stomaco, dal nervoso, dalla rabbia, per tutto il mondo com'è. Una brutta cosa, è una bruttissima cosa, abbiamo tutti paura. Non siamo mica contenti? Sì, ma io lo dicevo, fa pena, perché in fondo sono cristiani come noi, almeno, però... Il disagio c'è qui in questo rione San Pier d'Arena, signorina. Oltretutto noi siamo sommersi e sono gente prepotente. Non sono gente umili che vengono qui, fanno il loro lavoro, calmi e tranquilli, osservano le nostre leggi e tutto quanto. No, qui non c'è nessuno. Guardi un po' come è tenuto questo mercato, guardi un po' le porte tutte rotte, tutti i vetri rotti e non c'hanno soldi per metterla a posto. Ce l'hanno i soldi per gli extracomunitari? Per noi i soldi non c'erano per fare il mercato nuovo. Ed è 4 anni, 5 che stiamo penando per avere una struttura un po' più decente di questa. Ci sono caserme. Ci sono ospedali fatiscenti che potrebbero rimettere a posto, ma non possono mettere delle persone in una struttura che cade a pezzi, dove ci sono i topi, dove non ci sono bagni. Non è neanche giusto per loro. Io considero che sia un brutto gesto che non ha niente a che fare con la tradizione e la cultura di questa città e dalla quale lo stesso lavoro di tutte le istituzioni non solo prende le distanze, ma serve a individuare la, secondo me, limitatezza, insomma, della cosa. Ieri sera alle tarda serata, ma prima che accadesse questo brutto episodio, tutti i capigruppo di tutte le forze consigliari a San Pier d'Arena nel municipio, dalla Lega Nord sino a Rifondazione Comunista, per dire tutto l'arco, hanno sottoscritto un bellissimo documento unitario nel quale si dice sì all'accoglienza. Tutti quanti l'hanno sottoscritto e dove si dice, e io sono andata a convalidare questa scelta, che se è possibile se a San Pier d'Arena si preferirebbe piuttosto che alla Fortezza la soluzione dello scaniglio a tubino, che noi non avevamo indicato perché lo scaniglio a tubino è Brignole, non è comune direttamente. Io temo che la Molotov di San Pier d'Arena sia più la risposta al documento unitario della politica, che fa rabbia a chi invece vorrebbe separare, dividere, gestire la paura contro qualcuno, che non per altri motivi. Cioè, vedo una matrice politica dietro a questa brutta storia che spero le istituzioni tutte insieme sapranno respingere. Non strumentalizziamo queste questioni, abbassiamo i toni tutti, perché stiamo parlando di profughi, stiamo parlando di
persone disperate. Stiamo parlando di un paese che è riuscito nel 2002 a gestire l'emergenza dei kosovari con una guerra in corso, accogliendo non meno di 50.000 profughi senza batter ciglio. Cosa siamo diventati dal 2002 al 2011? Com'è degradata la nostra modalità di considerare gli individui, le persone? Come siamo diventati terrorizzati e spaventati? Dialogo, integrazione, ascolto. I valori che in questi giorni sembrano soffocati dai rigurgiti di intolleranza, dagli slogan filonazisti, dagli attacchi incendiari. Mentre Genova si scopre terra di frontiera, contaminata dall'odio e dalla paura, c'è chi lavora, ed è la stragrande maggioranza, per affermare la tradizione di civiltà, solidarietà e rispetto che fa del capoluogo ligure la città dei diritti. Terzo settore innanzitutto, ma anche quel riuscitissimo evento culturale rappresentato dal SUC, che da quest'anno, con il patrocinio niente meno che dell'UNESCO, tornerà al Porto Antico dal 15 al 26 giugno. Carla Peirolero, anima della rassegna, commenta così i fatti drammatici di queste ore attorno all'emergenza umanitaria. Quasi come sempre, purtroppo, hanno più spazio le azioni di violenza di uno sparuto, io credo sia veramente uno sparuto manipolo di persone incivili. Pensiamo anche ai bambini di altre provenienze che sono nelle scuole, ma come possiamo pensare di andare avanti così? A fronte di forse un po' di persone violente, che peraltro ci sono a tutte le latitudini, noi ammazziamo un diritto che è quello di mostrare anche la capacità di lavorare e di soddisfare dei bisogni elementari. Ma le comunità di immigrati che si sono integrate a Genova, come stanno vivendo la fuga di molti loro connazionali dal Nord Africa? Io mi sono trovata a difendere gli sbarchi nei confronti di persone immigrate che da qui, ormai regolari, ormai pienamente integrate, vivono questa situazione, tra l'altro, come una situazione pericolosa per loro stessi. Sono arrivati oggi in Liguria i primi profughi accolti da questa regione. Piccoli numeri, si parla di appena 60 migranti. Per loro si sono aperte le strutture di accoglienza delle principali associazioni di volontariato e del terzo settore. Almeno per il momento i tre siti scelti dal comune non verranno utilizzati. Ma la protesta degli abitanti ancora non si placa, soprattutto a Quarto. In piazza Ippolito Nievo, dalla facciata dell'ex scuola Marco Polo, sono state cancellate le svastiche e le scritte offensive comparse ieri. Ma è ancora tangibile la rabbia degli abitanti. Non c'è i soldi per noi, però il primo che viene in Italia ci preoccupiamo di darci la casa ancora prima di sapere chi sono. Penso che comunque questa esasperazione venga anche dal fatto che i primi a non avere i diritti siamo proprio noi, no? Sono contraria che vengono, certo. Prima di tutto perché ci abbiamo tutti i bambini qua, all'asilo, alle scuole, c'è tutte le scuole qua, mi sembra un controsenso. Io ho una nipotina che comincia ad andare a casa da sola con un pezzettino di autobus, devo farle venire paura dei negri, non voglio. C'è un asilo, un elementare e delle medie, non mi sembra il caso. Ci sono tanti bei forti a Genova. Ma ci sono luoghi più idonei sicuramente che messi in centro qua. A dar loro manforte questa mattina è arrivato il Popolo della Libertà, che ha allestito un banchetto per la raccolta delle firme contro la trasformazione dell'ex scuola in un centro di accoglienza. Non possono dire no all'accoglienza dei profughi inviati a Genova dal loro stesso governo di centrodestra, ma chiedono che vengano sistemati in strutture lontane dai centri abitati. Caldeggiano soprattutto l'ipotesi di Forte Begato, proposta dal prefetto di Genova e rilanciata dalla Lega Nord, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo. Noi capiamo che bisogna far fronte a un problema enorme, ma ci sono delle strutture fuori dei centri abitati, lontane dalle scuole, dove si possono accogliere, quale per esempio c'è anche il Forte Begato fuori sulle alture di Genova, fuori dai centri abitati e soprattutto lontano dalle scuole. C'era tanta gente al Circolo Cap di Via Albertazzi a Genova per festeggiare Raimondo Ricci, 90 anni, presidente dell'Istituto Storico Ligure della Resistenza e presidente nazionale dell'ANPI, che ha dedicato una vita, dopo l'esperienza nell'Agre, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Un'associazione che fisiologicamente vede sempre meno iscritti, che sono stati testimoni diretti della guerra di liberazione, del nazifascismo, ma che riscuote un grande consenso fra i giovani. Io credo che noi non possiamo dimenticare quello che è stato il periodo più bello e più glorioso della storia d'Italia, quello della resistenza, della trasformazione del nostro Stato da monarchia a repubblica
e del varo della Costituzione repubblicana che oggi viene aggredita e manipolata. Noi dobbiamo ribellarci a tutto questo, naturalmente nelle forme di una battaglia democratica che deve diventare però la battaglia della maggioranza del nostro popolo. Nel circolo del CAP molte le testimonianze dei protagonisti della lotta di liberazione, da Don Andrea Gallo a Fulvio Cerofolini, solo per citarne un paio. La settimana scorsa alcuni deputati del PDL hanno presentato una proposta di legge per abrogare la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. Per Ricci sarebbe precipitare nel baratro della storia senza più la memoria di quanto accaduto. Qualcuno dice che si tratta di un reato di opinione. Io dico che il fascismo non è stato un'opinione, è stata purtroppo una realtà drammatica in questo paese. Giovani non più disposti a tutto, così si autodefiniscono i lavoratori precari, una generazione senza diritti costretta a barcamenarsi fra contratti di lavoro a termine, rinnovi e condizioni di sfruttamento che non hanno nulla a che vedere con la cosiddetta flessibilità. Sono gli invisibili, giovani e purtroppo un numero crescente di adulti che oggi in tutta Italia e a Genova in piazza San Lorenzo hanno dato vita a presidi e manifestazioni. Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta, proprio perché i dati, gli ultimi diffusi dall'Istat, danno uno specchio di una condizione della realtà lavorativa giovanile pessima. Più del 30% dei giovani non ha un'occupazione e se quindi un giovane su tre non lavora, una cifra ancora più alta lo fa con dei contratti di tipo precario. E quindi noi vediamo come proprio in questa giornata abbiamo dato la possibilità a molti precari, che nella maggior parte dei casi vengono considerati invisibili, di prendere la parola per chiedere diritti e pari dignità sul lavoro. Una grande mobilitazione organizzata dalla CGIL e che ha visto l'adesione del popolo viola, dei partiti del centro-sinistra e di numerose associazioni, uniti per alzare il velo sulla precarietà, una condizione che contamina la sfera lavorativa e che inevitabilmente si ripercuote sul privato, lacera gli affetti e spegne la fiducia. Perché vediamo che la quotidiana assenza di diritti come il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto allo studio, dal reddito alla salute, ha reso un'intera generazione vittima di una precarietà e è proprio per questo che siamo qua oggi. Il battagliero comitato per l'ospedale di Recco ha ottenuto un piccolo ma significativo risultato. Presso il Sant'Antonio sarà infatti aperto per 12 ore, dalle 8 alle 20, un ambulatorio infermieristico per far fronte alle esigenze di bassa complessità, i codici verdi. La decisione, dopo un incontro fra l'assessore Montaldo e i sindaci di Recco e Camogli Capur e Manucci, i rappresentanti dello stesso comitato e i direttori delle AS 3 e AS 4. Non è che siamo soddisfatti in pieno, però dallo zero, dalla chiusura totale di un ospedale, insomma, questo piccolo comitato, che poi non è così piccolo perché rappresentiamo 35.000 persone, è riuscito a ottenere qualcosa. Nel corso dell'incontro si è programmata anche una riunione fra i dirigenti delle ASL e i medici di medicina generale del Golfo Paradiso per costruire insieme le caratteristiche del cosiddetto ospedale di comunità da inserire nel bando di gara per individuarne il gestore e le caratteristiche dell'ospedale di riabilitazione. Ci sarà poi un rapporto diretto fra i medici di medicina generale e il dirigente dell'ospedale di Rapallo per programmare al meglio l'invio dei pazienti in quella struttura. Ricordiamo che il Comitato per il Sant'Antonio, due esponenti hanno fatto anche uno sciopero della fame per alcuni giorni, ha raccolto più di 5.000 firme per ora congelate in attesa degli eventi. È importante organizzare, allestire questo ambulatorio prima del periodo estivo, quando chiaramente ci sarà un maggior afflusso di persone a Re. Certo, la popolazione triplica e dunque chiaramente c'è un'esigenza, proprio il 60%, 70% degli interventi sono due punti, magari uno cade dallo scoglio, ecco, sono primo intervento, proprio codici bianchi, ecco. A rischio le orecchie dei genovesi, rumori notturni fuori controllo con picchi di 71,3 decibel 16 volte oltre il limite. Risultati migliori invece sul fronte dello smog, con le polveri sottili nei limiti di legge nel centro città. È questo il quadro complessivo emerso a Genova dalle analisi compiute dal Treno Verde di Legambiente,
Le 72 ore di monitoraggio confermano che Genova è una città salvata dalla brezza marina, prezioso antidoto naturale contro l'inquinamento dell'aria. Desta invece preoccupazione il quadro relativo all'inquinamento acustico nella zona del centro, con il dato soprattutto di Corso Sardegna, dove si sono registrati decibel 3 volte su 3 sopra la norma, sia di notte che di giorno. Il treno verde, visitato da oltre 1000 persone, ha concluso anche quest'anno la sua campagna a Genova, rilanciando le storiche battaglie per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Cruciale, sottolinea Legambiente, l'appuntamento referendario del 12 e del 13 giugno, quando gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi anche sul nucleare. È significativo che nel mondo tutti quanti si stanno interrogando su come uscire dal nucleare, e in Italia c'è qualche forsennato che, privo di lungimiranza, ci vuole riportare dentro una tecnologia che è davvero vecchia, che è delle più vecchie che oggi sono in campo, è sempre la tecnologia di 50 anni fa. Questo noi lo diciamo, questo tra l'altro abbiamo trovato un grande alleato straordinario in questo momento nel ministro Tremonti, un alleato del tutto inaspettato, quando giustamente ha messo l'accento sul fatto che l'Italia è un paese avvantaggiato perché non ha il debito nucleare. Noi siamo l'unico paese sviluppato, industrializzato del mondo che non deve pagare i costi del decommissioning, se non che quelli che già sta pagando da 20 anni, che quindi vanno ad esaurimento delle 5 vecchie centrali, e soprattutto abbiamo pochissime scorie rispetto agli altri paesi. Conta la rovescia per Euroflora, la più importante fra le rassegne florovivaistiche europee, che torna a Genova dopo 5 anni con l'obiettivo di festeggiare la 10ª edizione, confermando la media di 550.000 visitatori che l'hanno resa il più importante evento spettacolare a pagamento in Italia. E a proposito di pagamento, dalla fiera fanno sapere che quest'anno non ci saranno biglietti omaggio. L'investimento sostenuto, 8 milioni di euro circa, sarà infatti coperto quasi esclusivamente dalla vendita dei tagliandi alle casse. Le operazioni di allestimento procedono a ritmo serrato, con un perfetto sincronismo tra tutti i soggetti coinvolti, affinché tutto sia pronto per mercoledì prossimo, giorno dell'inaugurazione. Oltre agli espositori istituzionali con le loro collettive Sicilia e Calabria, le new entry, la 10ª edizione di Euroflora si caratterizza per il ritorno dei privati. Vedono in Euroflora oggi, dopo un periodo di allontanamento, uno strumento di marketing moderno per la promozione del loro business. Queste sono aziende evolute, aziende che investono anche all'estero, che hanno una visione globale del business, e siamo particolarmente soddisfatti di aver, come dire, potenziato, mantenuto il tradizionale meccanismo di Euroflora, che è l'orgoglio dei concorsi, avendogli però aggiunto delle modernità, come quindi rendendola appetibile anche per aziende che stanno sul mercato in maniera molto moderna. Significativa come sempre la presenza del Comune di Genova. Nello stand di 1500 metri quadrati al Palasport sarà ricostruito un giardino ottocentesco impreziosito da arredi provenienti da Villa Pallavicini. Dai vivai arriveranno invece piante esotiche e la più grande collezione di felci d'Europa. Dopo Euroflora, piante e fiori saranno riutilizzate per rinnovare il patrimonio dei parchi storici della città, a cominciare da quello di Nervi. I giovani in Italia dovrebbero fare un po' più di casino. Mi stupisco che non siano più spesso in piazza, perché se il precariato è l'unico modo per entrare nel mondo del lavoro, allora questo paese ha un problema. L'invito alla ribellione è di Alessandro Profumo, ex amministratore delegato di Unicredit, invitato speciale nella sede genovese di Confindustria nell'ambito del ciclo di incontri promossi dall'Università e dall'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. I giovani che entrano nel mondo del lavoro sono in parte molto significativa precari, e secondo me questo è un problema rilevante, perché oltre ad avere un'incertezza sul loro futuro, hanno anche delle retribuzioni più basse. Paradossalmente pagano 2 volte. Al banchiere è rimasto soprattutto impresso un dato. L'88% dei giovani assunti in Lombardia, ripetiamo in Lombardia, nell'ultimo trimestre del 2010 ha ottenuto un contratto precario. Un aspetto triste, che è lo specchio di un paese fermo che ha paura di investire nelle nuove generazioni. Un'altra Italia rispetto a qualche decennio fa. Che i miei genitori mi avevano lasciato un paese che funzionava, cioè che mi dava più speranze e più opportunità.
di quello che noi lasciamo a loro. Cina, Brasile, mondi in crescita, con più forza, più spinta, più giovani. In Italia e in Europa siamo vecchi. Noi siamo uno dei paesi con il tasso di sostituzione più basso al mondo, se non vado errato. Siamo un paese che sta invecchiando e questo significa tutta una serie di cose, ad esempio come modelli di consumo, come tasso di crescita dell'economia e così via. Il provveditorato alle opere pubbliche ha dato il via alla realizzazione e al finanziamento del nuovo ponte mobile a raso nella darsena del porto di Savona, che sostituirà l'attuale ponte levatoio blu. Il progetto, che prevede 1.400.000 euro di investimento, non è però piaciuto a tutti, in particolare ai diportisti, che lamentano una maggiore difficoltà di navigazione col nuovo ponte a tutto vantaggio di pedoni e crocieristi. Ci sono già alcune polemiche, lei cosa risponde? Che se non fosse per l'impegno che ho preso con l'Associazione dei Disabili, lascerei quello che c'è, non investirei più una lira, però ho preso un impegno con i disabili e lo porto avanti. Poi capisco che ci sia qualche difficoltà per le barche della darsena, le avevamo anche le stesse tipo di proteste con le barche a vela, mi pare che si siano. Devo dire che però mi viene in mente che se la darsena è così appetibile, forse sarà opportuno che io riveda anche un po' i canoni. Comunque questo ponte si farà in che tempi? Penso che prima dell'estate faremo la gara, adesso non ricordo di preciso il tempo di esecuzione, ma penso che per l'estate prossima dovrebbe essere in funzione. Questo ponte, è utile ricordarlo, sarà sicuramente migliore rispetto a quello che c'è adesso, proprio perché favorirà i disabili, ma poi anche un po' tutti, bambini, anziani. Certo, è un ponte a raso che quindi permette alle persone di salire e scendere senza bisogno di fare le due rampe di scala. Mi fa piacere che qualcuno mi ricordi che sarebbe più semplice fare degli ascensori e fare un tunnel sottomarino. Io sto ancora aspettando chi lo voglia finanziare, se trovo qualcuno che finanzia quello lo prendo in considerazione. 14 mesi dopo la grande rinuncia, quando il presidente della regione Claudio Burlando aveva rifiutato di porre la sua firma all'accordo sulla gronda nella cerimonia ufficiale, è arrivato il sospirato via libera alla realizzazione di due infrastrutture considerate strategiche per Genova e il Tiguglio. Gronda e tunnel della Fontana Buona, come aveva auspicato Burlando, saranno collegate e realizzate nell'ambito dello stesso progetto. Al centro dell'intesa, firmata da Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, ANAS e Autostrade per l'Italia, il collegamento tra la Val Fontana Buona e l'autostrada A12 da una parte e il nodo stradale e autostradale di Genova, la cosiddetta gronda, dall'altra. I costi della sola progettazione del tunnel della Fontana Buona, valutati in 2 milioni e 300 mila euro, saranno divisi in parti uguali tra Regione e Autostrade. Al tempo stesso il presidente Burlando ha siglato il protocollo d'intesa per la realizzazione della cosiddetta gronda, che era già stato sottoscritto l'8 febbraio 2010 dagli altri enti interessati, oltre che dal ministro Matteoli. Ora si può finalmente procedere. Per quanto riguarda il tunnel tra Cicagna e Rapallo, opera ritenuta fondamentale per rompere lo storico isolamento della Fontana Buona, il costo si aggira sui 250 milioni di euro. Mentre l'investimento per la gronda è stato quantificato in 622 milioni di euro. Il fine lavori per le due opere era stato fissato nel 2016, ma ad oggi, alla luce dei ritardi sull'intesa, il posticipo di questa data sembra inevitabile. Cartine turistiche della città, rinnovate nella forma e nei contenuti, ma anche applicazioni facilmente scaricabili sui telefonini di ultima generazione e dalle quali il turista avrà a disposizione una comoda ed aggiornata guida ai principali punti di interesse della città. E questo, in sintesi, il progetto Realtà Aumentata, nato da una collaborazione tra il Comune di Savona e l'Unione Provinciale Albergatori, che hanno unito le idee e l'impegno per una promozione più efficace e moderna della città. Abbiamo cercato proprio di fare qualcosa di innovativo e di tecnologico per Savona, e quindi con questa realtà aumentata trovo che, visto che ormai sono tutti con l'iPhone, l'iPad, qualsiasi cosa, serve proprio per far sì che il turista giri Savona vedendo le cose belle che ci sono a Savona, che ce ne sono veramente tante. Insomma, modernizzare le città può aiutare il turismo? Assolutamente sì, dobbiamo cercare di promuoverci e di fare qualcosa sia per la nostra città che per la nostra provincia che per la nostra regione, che è bellissima. Torre Leon Pancaldo, Torretta. Posta all'imboccatura della vecchia darsena,
La trecentesca torre Leon Pancaldo is regarded as the symbol of the city. And its picture appears on almost all. Elemento interessante del progetto è la messa a punto di un applicativo altamente innovativo che permette di scaricare dal sito www.savonaguide.it un'audioguida turistica dei principali punti di interesse di Savona. Il turista che si trova in una piazza può puntare il suo telefonino, l'applicativo gli dà le informazioni di quelli che sono i principali punti di interesse in quella direzione più vicini a lui e gli dà quindi poi tutte le informazioni aggiornate come una vera e propria audioguida.